26 luglio 1952. Muore a 33 anni Evita Perón. Dopo una lunga relazione, sposò il presidente argentino Juan Domingo Perón, eletto nel 1946 con il 52% dei consensi. Insieme, nel 1947, fondarono il Partito Unico della Rivoluzione, per tutti Partito Peronista. Cruciale il ruolo della moglie nel carisma presidenziale, nei discorsi davanti al popolo mobilitato e ipnotizzato, i cosiddetti descamisados. Grande la capacità di Evita nel rapportarsi direttamente con le masse. La sua era la storia di una ragazza povera che aveva realizzato un sogno, diventare la prima dama. Una battaglia vinta anche per le altre fu quella che portò al riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti politici e civili tra uomini e donne. Con la fondazione Eva Perón trovò i fondi per migliorare le condizioni di vita dei bambini, degli anziani, delle ragazze madri e delle classi più umili. Ammalata di tumore, la sua ultima apparizione pubblica, poche settimane prima della fine, le costò un tracollo fisico. La sua morte e i rituali funerari che seguirono esaltarono il mito. La sua salma fu esibita per 2 settimane in un salone del Ministero del Lavoro, dove l'orologio della torre rimase fermo alle 20:23, ora del decesso.